29 anni, contiamo anche i due che abbiamo saltato, perché comunque abbiamo tanti, diciamo, abbiamo anticipato tanti sforzi, valgono anche per quei due anni lì. Anche quest'anno siamo qui con la nostra festa che ormai è conosciuta dappertutto, è tradizione per noi del paese. Ci impegniamo sperando che il risultato sia soddisfacente per la gente che viene qua a mangiare. Penso che siamo tutti contenti di continuare questa festa, di vedere tanta gente, di riprendere le feste, di lasciarsi andare un po' al periodo difficile che abbiamo avuto nell'ultimo anno, negli ultimi due anni. Finalmente è tornata anche la festa della Tarara. Poi non è un vociare, ma è una realtà, perché si mangia veramente bene. La polenta Tarara è uno solo ed è veramente un momento di aggregazione e di festa fantastico, per quelli che partecipano, ma anche per la comunità di Stavola. Si mangia del mio, poi il mio piatto preferito è il capriolo con la taragna. Da quanti anni viene la festa della Tarara? Una decina. E tu vieni da? Da Villa d'Almento. È tutto buonissimo, spettacolare. La Tarara è stata divorata dalla mia bimba e io sono riuscita a mangiarne un pezzettino e è tutto buono. È una bella festa, è storica, è la tradizione, è questo il bello, poi una comunità si sta assieme all'interno del proprio paese, ma si va a contaminare anche i paesi circostanti, diciamo, tutti vogliono venire alla Tarara. E partecipano anche servendo, diciamo, chi vuole aggiungere nel paese, c'è anche chi da fuori vuole darci una mano e poi dai, non si può venire. Non venire la festa della Tarara, perché è estate papa che è sta papa. Vivo qua da 22 anni qui a Bergamo, quindi insomma. E da quando hai scoperto di questa festa? Vabbè, che sia la numero uno è indiscutibile. I Casoncelli sono fantastici e la Tarara è spettacolare. Ne ho mancate forse una, ma sì. Poi a me ci manca da tanto sta bello, con il fatto dei Covid purtroppo mi si è dovuto fermare e adesso si torna a festeggiare, a mangiare Tarara, a ballare tutti insieme. Bravissima! Penso sia una manifestazione importante per il paese, per la gente che viene da fuori, che viene e vede anche un po' il paese, perché c'è gente che arriva anche molto presto al giro del paese e conosce un po' le tradizioni della Bergamasca, perché anche vengono persone da fuori, da Milano, da Bergamo, ma anche fuori dalla regione. La festa della Tarara si ripete da quasi 30 anni, a quante edizioni sei mancata? Pochissime, quasi tutte presente. Col tempo si è ingrandita e adesso ci sono molto di gente. Ma è una leggenda che si mangia bene a Stavello oppure si mangia davvero bene a questa festa? Ma io non svelerei, non farei nessun tipo di spoiler e vi inviterei a venire a mangiarla, a provarla, perché è davvero buona.